come mai le inaugurazioni si susseguono, perdonatemi, in tutta la Puglia. È assolutamente normale, quando si comincia una legislatura è normale che alla fine ci siano le inaugurazioni. Se le inaugurazioni le avessi fatte all'inizio, voleva dire che non era lavoro che, diciamo, in qualche modo ascrivibile alla mia amministrazione. Se invece le inaugurazioni si fanno alla fine, in qualche maniera è giusto che la gente sappia quello che è avvenuto, quello che si fa, il modo in cui lo si fa. È giusto che io ringrazi l'impegno di chi in un ospedale policlinico del 1930 si affanna in tutti i modi possibili per rendere il più moderno possibile questo luogo che è il Policlinico della Puglia. Ce ne sono tanti di reparti e di luoghi da rimettere a posto, ci mancherebbe, però nessuno al mondo è in grado di fare tutto insieme rispetto a un patrimonio, dobbiamo dirlo, immenso della sanità pugliese, che in questi anni, anche grazie all'impegno del personale tutto, è riuscita a risalire nei livelli essenziali di assistenza di 10 posizioni, una cosa che non era mai accaduta nella storia della Puglia. Adesso stanno arrivando, grazie a questo recupero di livelli essenziali di assistenza, grazie al risanamento totale del sistema, abbiamo avuto l'autorizzazione a fare migliaia di assunzioni che credo stiano arrivando un po' dovunque. Alle inaugurazioni seguono le assunzioni.